Guarda che roba qui, che sporcizia lì. Vabbè, è una serata difficile perché stasera tutte... Qua è. Mammina. Tu in un momento bello così altrimenti rompi le bale. Mammina. Qua è. Mi perdoni, facciamo pace. Io c'ho ancora qua le tue mutande, porca bestia. Dai, per favore. Aspetta, eh? Poso la scopa perché basta fare la befana. Andiamo un po' qui dalla signora. Allora, lei ha una figlia unica? Quanti ne ha? Guarda che se uno parla forte non è che succede. Due, vabbè. Io, lei è unica, ma è venuta così. Boh, fermiamoci perché è peggio. Allora, cosa fa... Oh, sto parlando con la mia... Vai là, te. Cosa... Facciamo pace o no? La mamma è sempre la mamma, eh? Facciamo pace. Facciamo un applauso a sta deficienza. Facciamo pace. Perché ti voglio bene. Anch'io. E anch'io. Ma metti la testa sul collo, porca bestia. Non si può sempre andare in giro, dai la destra, dai in giro, diciamo, a fare tutte queste robe. Vai a lavorare a un certo punto, no? Porta a casa dei soldi. Va bene, te lo prometto, io ho la testa sulle spalle comunque, mammina. Le balle, altro che la testa sulle spalle. No, vabbè, comunque hai... L'hai detto davanti a tutti? Sì, l'ho promesso, ci prometto. Sono anche i tuoi genitori reali laggiù, da qualche parte. Ve lo prometto. B, boh, finito, la serata è finita. Bing, abbiamo allora... fatto... Qua è. Sei pronta? Ti devo fare una confidenza. Un'altra? Mm-hmm. Adesso? Adesso. Ho trovato il moroso. Qua è? Ho trovato il moroso. Allora, io li conto. Siamo arrivati a 14. Ma come 14? Li fa andare come i fazzoletti, un dietro l'altro. Ehi, io piaccio, ne? Anche le galline piacciono, ma poi a un certo punto le tiro al collo e porca bestia, sì! Mamma mia! Ma che vuoi? Ma che vuoi? Non si parla così alla mamma, eh? Ma poi dico, almeno è di Rubiana stavolta. Non proprio. Sant'Ambrogio? No. No, manco per le balle. Avigliana? No. Buttigliera? No, neanche di lì. All'Enterum, saremmo fortunati se fosse un Terum, secondo me. Non lo so, è di Pinerolo, ci spingiamo fino a... Ma che Pinerolo, ma... Ma... Non mi... Allora, ascolta, guardami in faccia. Ti guardo. Dimmi chiunque, ma non quel deficiente del breakfast, eh? Quell'ingegner Pedro, che già il nome mi gira già le palle. Sì? Sì, cosa? È lui. È lui? Vabbè. Sei calma, non ti agitare, adesso ti dico com'è andata, no? Ok? Allora? Borghetto, concorso di bellezza, ve lo ricordate tutti, no? Te lo ricordi? Due palle parei. Sì. Ci davano questi. Annuncio cuori solitari. Annunci cuori solitari, sì. Insomma, diceva bello. Bello. 34enne. 34enne. Rango elevato. Rango tango sale il deficiente parei, no? Rango elevato. Ascolta, di nobili origini. Di nobili origini. Peruviano. Peruviano. Peruviano! Ha detto peruviano! Ha sentito che altro che Terù! Per le balle! Lo dice anche lei! Grande così. Qual è? Grande. Ma grande così. Così. Ecco, c'è da ridere. Così. Ma come dolce, mamma. Come dolce, mamma, come la cioccolata, le due scusti. E allora? Sì, e niente, sull'annuncio c'era scritto che sposerebbe giovane donna piemontese di bella presenza. Boom, boom, risolto il problema. A parte il piemontese, tu non c'entri un tubo. Va bene? Grazie. Bing. Vabbè, sappi che questo qua ha già il permesso di soggiorno. Voilà. Ha già il permesso di soggiorno. Ha solo il permesso di soggiorno, perché la casa è fatta da tinello, camera da letto, cucina, ai naie prima, né? Oh! Brava. Beh,
Sappi che io a questo ci ho risposto. Ah, ci hai già risposto? Oh, sì, sì. Oh, certamente, banco per le balle. Niente, ci siamo proprio trovati, ci siamo piaciuti e ci siamo anche baciati, ok? Ah. Ma tu vai al mare a fare il concorso di bellezza, trovati, piaciuti, baciati! Piano. Ma è quello che ti ho insegnato io, porca sì, bestia! È quello che mi hai insegnato tu e comunque ti ho anche portato la coppa, ricordatelo! Ma hai 25 anni che porti a casa le coppe delle balle, le ciapapue, porca bestia! Con tutti i ragazzi che ci sono, Rubiana deve portarmi a casa un perugino, porca bestia! Mamma, peruviano! Peruviano! E poi abbiamo tante cose in comune! Ma tante cose in comune... Mia mamma, nonché sua nonna, mi diceva, Teresa, uomini e poi dei paesi tuoi. Io ho sposato un bel babin, ma a me era di Rubiana, porca bestia. Mamma, con lui è diverso. Ah, sai sì? Perché? Sì, perché ha delle doti nascoste. Ha soldi. Non proprio. No, manco per le balle. Però aspetta, lavora in un grandissimo ristorante a Torino, fa il maître. Ma fa? Fa il maître. Ma farà il mesmer, salto così, porca bestia. Vabbè, comunque ci danno le mance, se proprio ti può interessare. Vabbè, stipendio ce l'ha questo povero qui? Ho detto di no, ma ci danno le mance. Ah, neanche lo stipendio? No. E poi un'altra cosa. Eh? C'è un'altra cosa. Qua è? Ha un piccolo cosa? Difetto fisico. Dove? Ma dico la domanda è bene. Ci vede poco dall'occhio destro. Vabbè. Vado di qua. C'è qualcuno che ha le figlie qua? Tutti proprio senza figli, manco provato a farle, no? Niente. Vado di nuovo di là allora. Porca bestia. Comunque, ci vede poco dall'occhio destro, quanto c'ha? 5 decimi. Vabbè, 5. Manco la sufficienza c'ha questo qui. Porca, vabbè, ci avrà l'occhio sinistro che ci vede come una lince proprio. No. No cosa? Quello proprio non ce l'ha. Ma, cioè, beh, no. Ma cosa ride lei? Venga lei al mio posto, ride lei. Ha una figlia lei e ride. Piano. E piano le palle. Ce l'ha finto di vetro. Allora, lei cosa farebbe con una figlia che le porta a casa uno con l'occhio di vetro? Un peruviano con l'occhio a vetro. Si mette a ridere. Azzurro! Azzurro! Perché i peruviani è giusto avere l'occhio azzurro, porca bestia, eh? Sì, infatti mamma, io lo chiamo Zanna Bianca. Ma lo chiama Zanna Bianca! Ma no, mamma... Ma mi venisse un colpo in questo momento. Lucido. E certo che è lucido. Lucido c'era tutto il dì, porca bestia. Lucido. Sì, ma sì. Pensa a te. Infatti i clienti l'hanno preso a cuore. Ma l'ha preso per alchilo, più per alchilo uno così. Che ti serve a tavola mezzo metro, casca lei per terra. Ma molla Maddalena, per piesì. Oh. E fai ancora la stupida? No. No, ma almeno dico, da mamma ti dico, avete delle... Parlate, almeno parlate, avete qualcosa, ma certo, no? Che parliamo, mamma, guarda che lui l'italiano lo parla benissimo. Ma meno è male. È un grandissimo poliglotta. Qual è? Un'altra malattia? No, mamma, vuol dire che sa l'italiano, lo sa parlare, ok? Sì. Va bene. Vabbè, comunque se ti può interessare ti racconto i dettagli. Che dettagli? Allora, Borghetto, sappiamo tutti, no? Sì, certo. Insomma, stavo ballando con lui in spiaggia, zacchete, zacchete. A un certo punto mi sono rotta le balle. No, ma non... Mi sono rotta le balle. Ma sua figlia le parla così, mi sono rotta, pianto un patum, le dico giusto. Ma le parla anche la sua così? Complimenti. Mi sono rotta le balle. Le balle? E niente, siamo andati nella spiaggia adiacente, lì... Ma anche la mamma lo faceva. Ah, sì? Ma la mamma quando era giovane, sono gnocca anche adesso, ma ero ancora più gnocca, dopo andato in spiaggia, andavo a farmi una nuotatina, certo, bello nuotare, sai? È vero, anche lei lo faceva quando era giovane, 150 anni fa. Quanti anni ha lei? 53. Porta male. No, porta bene. E allora...
Brava, anch'io lo facevo quello, si può fare la nuotatina, brava. Che nuotatina, mamma, dai. Dai cosa? Siamo andati in Camporella. Sei andata? In Camporella. Al tasca picca roba. Disgraziata! In Camporella! Ma ordine ci va nella vita, né? Non bisogna mica dargli a destra e a sinistra, in Camporella, oi! T'ho insegnato quello io! Sì. Guarda, io... C'è lui, parla lui, io non voglio più sapere, vado a sedermi, va! Io ero qua, ma va che e ho sentito tutto. Tu sei andata in Camporella con un altro. Dimmi con chi che io t'ammasso, dimmi con chi perché dimmi con chi che mi ammasso. Fermati a un certo punto, basta Giovanni, o vai avanti, tanto c'è già la tomba pronta, se no fermati a un certo punto, sì. Sapete che c'è? Qua è. Vabbè, prendetevi prima l'applauso. Cosa fai? Sei già pronto per gli alpini? Sì! Sì! Oh, vangulo! Sapete che c'è? Mi ascoltate? Ti ascoltiamo! C'è che non vi si può dire proprio niente. Siete dei vecchi, dei cucun, lo ripeto. Punti! Oh. Ok, me ne vado infatti. Vai via, va! Che un giorno o l'altro ti butto fuori di casa! Qua non è mica un albergo, né? Disgrazia! Va via! Vai in camera da letto e non uscire più, né? Io non ce la faccio più, né? Te lo dico. Mia! No. Una volta l'unico problema qua qual erano? All'ero i terum. Adesso arrivo da tutte le parti del mondo. Infatti, una volta i terum, oggi ti portassero a casa nostra figlia, come diceva lei, no? Ci porta a casa un terum e grasso che cola, porca bestia, siamo d'accordo? Se sua figlia le porta a casa un peruviano, la smassa chi era lì, giusto? E lui sempre sta zitto così in casa. Cioè conta proprio niente meno del niente, proprio zero, eh? Come lui praticamente. T'ha capito? Invece adesso arrivano da tutte le parti a rompere le balle. E cosa succede? Entrano in casa. Amore, amore, amore. Causa dal cu! Porca bestia. Che balle. Maddalena! Chi è lei, Costi? Maddalena! Ma chi è lei, un'altra volta, Costi? Maddalena! Ma chi è questi? Excuse me, please. Maddalena! Ma lei, scusi, Non dico, ma uno che arriva a parei. Ma da dove? Non voglio sapere da dove. Ci sono i campanelli, porca bestia! C'è scritto portineria! Qui siamo evoluti, va bene? Ehi, digno! Guarda che qui abbiamo ancora i pendagli lì, né? Sì, i citofoni lì, né? I citofoni, devo andare a citofonare là. Vada. È un open space. È un open space. Parla italiano, meridionale, forse meridionale. Viene più facile urlare. Maddalena! Ancora! Maddalena! Ma cosa volete? Cosa interessa cosa faccio io qua? E invece interessa a me, perché devo sapere con precisione chi entra qui dentro. Vabbè. Maddalena! Ancora! Matti! Chi è? Ma chi siete voi? Io sono il papà di Maddalena e lei è la mamma. Appunto, io sono la mamma, va bene? Ma lei, con questo bellissimo ciuffo da stupid, chi è lì? Io sono il fidanzato di Maddalena. Teresa, ma te che custi alle peggio d'interrum. Deficiente, custi, hai capito chi è? No. Ma il buffer lì dentro ti funziona. Sì. Custi alle cullate al bread and breakfast. Bravo. Porca boia le bale, porca bestia. È il peruviano questo qui. Ma come? Non lo so. Io arrivo dal Perù, da Bagna, vicino a Lima. Teresa. Oh. La Bagna caldo in collina. Giovanni, vai lì, alza la mano se devi... Sta zitto se puoi, per piacere, capito un tubo. Ascolti, noi non ci già... Tutti quelli che arrivano da fuori da Rubiana ci stanno già sulle balle. Se arrivano dal Perù, ancora di più. Giovanni!
No, no, sono sei. Bertu, porno via per piacere. Ma io ti divento pazza qua dentro, né? Per un po' presto. Ehi, stai calma, calmo. E ad ogni modo vorrei precisare una cosa, sono venuto a dirvi ancora un'ultima informazione. Cosa? Ma cosa vuole ancora lei? Ma portalo via! Voi due state per diventare nonni. Oh, porca bestia! E Teresa! Stai per diventare nonna, Teresa! No, sta bene. Sto male. Bertu, porta la cava! Duma qua, porca bestia! Io nonna, ma io sono giovane, porca bestia! Porca bestia! Allora, mi avevano detto, mangiare si mangia, bere si beve, invece non ho mangiato, non ho niente, neanche se si ciula. Che cazzo è? Dio, ma hanno aperto lo zoom che sono usciti i trichechi. Ma che cazzo è? Eh? Chi sei? Sì, ma non è che io tutte le volte che ne becco uno mi chiede chi sono. Comunque io sono uno che arriva di qui, insomma, mi chiamo Quinto. E lei chi è, scusi, che chiede, fa? Io sono il padrone di tutta questa roba qua. Tutta questa roba qui? Sì. Ma lei per caso è il marito di Teresa? Purtroppo. Che cur. Aspetta. Un po' sì. Comunque anch'io c'ho una moglie, mamma mia, con le donne, è sempre così. Mia moglie si chiama Serena. Serena variabile la chiamiamo, perché come mette il piede per terra al mattino a truppi cuiun. Comunque, oh. Uno mi fa, ma sarà meteoropatica. Ma che meteoropatica? Un metredese, un tapparei. Ma smia un puffo. Ha presente i puff, quelli lì piccoli, che ti siedi solo, lei ha fatto una volta puff, io mi sono seduto, lei è rimasta così tutta blu, i puffi blu. Vuoi vedere Gargamella? No. Vuoi vedere grande puffo? No. Vabbè, comunque non ci sono più le donne di una volta. No, è vero. Perché io per esempio mi ricordo mia nonna la chiamavo nonna Sprint. Guarda che mia nonna a 65 anni, quella donna si sparava 5 km a piedi tutti i giorni, a 65 anni, porca 5 boia. Km a piedi tutti i giorni, a 65 anni, 5 km a piedi, adesso ne ha 90, non sappiamo dove cazzo è finita. Perché si vede che vai avanti. Fa su poca strada, ma immagino. Invece mia nonna, dalla parte di mio papà, mia nonna è morta che io ero piccolino. Oh, infatti, mi dispiace. Lo so, infatti gli avevo detto a mia mamma, ma nonna, dov'è nonna? Fai, nonna è morta. Ma come è morta? È caduta giù dal balcone. Ma adesso dov'è? È in cielo. Giù da Bastar, che rimbalzo che ha fatto. Si vede che era alto il balcone. Ma non ci sono più le donne di una volta, non ci sono più. Senti un po', ma... Sì. Dov'è? Cosa stai trafficando qua? Allora, Teresa. Sì. Sa che sì. Io vado al raduno degli alpini. Ah. In realtà. E vai? E dove vai? No. Vai a vedere Granata. Sì. Al Tor, giù vado da Barca. Al raduno del Torino. Torino. Dio, boh. Ma poi vai solo io o vado anche in giro? No. Dove vado? A Catturnone. Io mi immagino con un befana così. Comunque, e cosa fai dopo? Dopo? Sì. Vado in Valera, al basame Mucho di Aviana. Mucho con la M, non basame, sì. Basame Bucio. No. Ok, perché se no, io volevo accompagnarti, ma se no aspetto fuori, se non è basame Bucio. No. Comunque, posso dirti, perché mi sei simpatico, ti voglio raccontare una storia bella. Vuoi sentire una storia bella? Sì, così la racconto. Dai, così la racconto. Allora, pensa che una volta eravamo... Andiamo avanti. Bravo, una volta te lo dicevo io ieri, adesso me lo dici tu. Hai ragione, bravo, vedi che impari. Bravo, si vede che sei del Toro. Grazie. Comunque, dicevo, sì. L'altro giorno abbiamo perso l'asino, Burik, abbiamo perso la 10 giorni, quella bestia è stata nel bosco, l'ha trovato un mio amico, me l'ha portato a casa tutto sporco, affamato. Comunque, gli abbiamo dato da mangiare, l'abbiamo lavato, l'abbiamo messo tutto a posto, l'abbiamo legato al palo lì dell'aia, ho chiamato tutti quelli del paese, abbiamo fatto una festa, abbiamo pellato nella mia aia, abbiamo mangiato, bevuto, c'era la fisarmonica, e poi ci siamo messi tutti dietro muro, e ci siamo bestia. Ma in campagna ci divertiamo anche un po' così. Vuoi che te ne racconto un'altra bella? Te la racconto? Sì. Te la racconto. L'altro giorno abbiamo perso la mucca, va, la vacca, Carolina. La mucca. 5 giorni è rimasta con le corna dentro un rovo di muore. Oh, comunque l'abbiamo presa, l'abbiamo trovata, l'abbiamo portata a casa, lavata, insomma tutta quanta messa a posto, abbiamo dato da mangiare, foraggiata. L'ho legata al palo, abbiamo chiamato tutto il paese, abbiamo fatto una festa, la fisamo, mangiato e bevuto, poi tutti col numerino dietro la mucca, io era là, trum. Capito che storia bella, sì. Ne vuoi sentire una triste? Forse le mei.
Quella volta che mi sono perso io. Oh, porca bestia. Hai che dolor. Hai capito perché il cortile si chiama Aia? No. Perché mi sentivano gridare da Borgaretto. Vabbè. Senti, ma tu non ce l'hai un hobby oltre ad andare a vedere il toro? Che hobby c'hai? La pesca? Sì. Cazzo, anch'io. Non va a pescare insieme. Ti racconto una volta, sono andato per pescare, una volta mi è successa una cosa incredibile. Sono andato a pescare, sai, con la canna, il guadino, insomma, le esche. Sì. Arrivo lì, sto per pescare, vedo uno completamente nudo così, a bagno nell'acqua, così, nel fiume, così. Slavava. No, pescava. Guardava così, dopo un po' faceva TAN! E arrivava e toglieva via la trota dal fiume. Cioè da bastarsi. E poi dopo un po' era lì così, PEM! Un'altra trota giù. Io cazzo guardo con tutto questo armamentario, lui si gira e fa, beh me lo deve dire, perché lei come pesca ancora all'antica con la canna? No, si pesca così, ma come? Basta, come si attacca al pesce, ting, un colpo così, provo anch'io, ho detto, no, provo anch'io. Gavame tutto, buttami a bagno, col farinello a bagno, così, mi sono messo così e gli ho detto, sì, ma come devo fare? Gli dico io, quando arriva, mi raccomando, come si attacca lei, tan, colpo di reni, va bene. Mi sono messo lì e fa, guardi che arriva un luccio, guardi che grosso, guarda che buca che là, tacca le tacasse, via, e mi fa, no, lascia che mangia, no, lascia che mangia. No, sono animali, sono bestie, bisogna avere anche un po' di fame. Certo. Vabbè, senti, allora cosa facciamo? Andiamo? Andiamo insieme. Ma tu vai al toro, poi vai al besame buccio, sei sicuro? Oh. Mucio. No, io te lo dico tante volte perché sai, in questo periodo è un attimo. Tranquillo, va bene. Va bene.